Buongiorno, sono qua. Sì, che attività svolge qua? Oste? L'host, sì, la località. L'host che ascolta i problemi dei umbri. Bene, è valido, molto valido. Certo. Vabbè, buon proseguimento, grazie. Buongiorno. Grazie. Verrà tutto pubblicato, eh? Qui siamo nella zona del museo della gambarina. Tutti i vecchi mestieri di una volta. Questo identifica il fabbro, il muleta, il falegname. Parte solo. Allora, bambino che va al parco giochi sale sull'altalena. Che distanza? Dove stanno a una spanna al massimo? Ah, una spanna. Poi li mangiano. Due li mangiano. Sì. Due li mangiano. Buongiorno capo. Che attività svolge lei? Sono un pensionato. O fa finta di fare? Faccio il pensionato adesso. Vabbè, pensionato fortunato allora. No, speriamo. Va bene, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Cosa fa la lavandaia qua? No, vado a fare i giochini là. Ah, bene, bene. Chi è che fa il bucato? Io! Buongiorno signora! Buongiorno! È dura, eh? Quando non c'era la lavatrice, era dura. Tutto a mano. Acqua e cenere, eh? Acqua e olio di gomito. Olio di gomito, certo. Lo conosce l'olio di gomito? Come no! È oggi che ce se ne mette poco. Oggi non lo conoscono proprio per niente. È vero, è vero. Allora, tiriamo su, sbattiamo. Oh, che bella fresca. Che me l'hanno fatto. Prego. Diventare nota. Vabbè. Ecco qua. Non si rovini le mani però, eh? Non si rovini le mani! No, Vabbè, fare qualcosa. Poi dopo nel suo bucato mette il mazzolino di lavanda? Sì. L'alloro. L'alloro? Che non lo sapevo questo. No, noi mettiamo l'alloro. Con l'acqua calda lo mettiamo sopra, filtra. Va giù e con quella che esce si lava la roba scura. Ah, bene. Però, non lo sapevo. Grazie, eh. Prego. Che mi piace la foto della mia visa. Buongiorno. Buongiorno. Vende i formaggi però. È la tessitrice lei? Merlettaia. Merletto al tombolo ma occitano delle valli di Cuneo. Che non si usa più. C'ha l'oro in mano lei allora. Buon lavoro. Grazie.
insomma, ho fatto un po' della cena. Giorno signora. Buongiorno. Oh, cardatura della lama, sì, della lana. Aspetta. Devo guardare. Ormai con tutti questi prodotti sintetici, No, la roba buona che non si usa più. La lana tiene duro. Vuole cardarlo un po'? Sì, 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 vieni. Ma cardiamo un po' lei. Vieni, cagnolone. Tiene duro e tiene caldo. Dai, vieni, cagnolone. Che dice? Prima. Sembra proprio il suo pelo. Facciamo una bella tosatura. Poi la coda. Beh, buon lavoro. Grazie. Oh signora, noi ci siamo già visti, ci conosciamo, questa mattina faceva la pasta, adesso hanno mangiato tutti e Ale si mette a cucire. E il padre uguale nero. È venuto fuori una strana roba che non abbiamo mai capito. Alto così. Presenti quei cagnoni di che razza, quelli bianchi e grigi, che hanno la testa grigia e il corpo bianco. Sono cani da pastore, ecco, era una roba simile a quella. Per essere contento che me l'ha dimostrato. Io ho una macchinetta, sarà del 1800. A manovella. Americana, una Lincoln. Così, buffo, poverino. Sì. Fatto un po' di disegno. Una delle prime che sono venute in Italia, sì. Perché poi andava nel pollaio dei vicini a giocare. Mi ricordo ancora mia mamma con la macchina a pedali che cuciva. Sì, però poi si spaventano le galline. Adesso ormai tutto elettrico, tutto elettronico, via. Uccisi, vabbè, che andava a spaventare. Vado. Grazie signora, buongiorno. Grazie. Metterlo nel recinto. Una catena.